gentili dame e nobili messeri, appropinquatevi in mantinente che lo spettacolo imminente nella piazza qui presente, adiacente, prospiciente, poco distante, incomincerà all'istante. La macchina del tempo di Back in Time si è rimessa in moto e trasporta gli aretini all'Evo antico, al Medioevo ed infine al Rinascimento. Sino al 30 luglio, infatti, la città si trasforma in un grande libro di storia interattivo per il più grande evento multiepoca realizzato in Europa. In 3 giorni ci sono circa 150 spettacoli, quindi veramente tanto, molti concentrati ovviamente nelle ore un pochino più fresche, quindi dalle 18 in poi, con il clou che è dopo cena. Si va da tutto quello che è l'epoca romana, greca ed etrusca all'anfiteatro, quindi dove ci saranno gladiatori, battaglie, ma ci saranno anche cose molto particolari, quindi come le danze, e per esempio il pomeriggio i bambini potranno fare il corso di legionario, quindi li vestiranno da romani, gli insegneranno quelle che erano le tecniche di una volta. Grandi principalmente sul Rinascimento e poi la parte alta dove c'è il Medioevo, nella parte del Prato. Anche qui ci saranno tantissimi spettacoli, uno tra tutti il Falconiere. Le tre epoche, romana, medievale e rinascimentale, sono quelle che più caratterizzano la nostra città dal punto di vista delle location e della presenza di vestigia storiche. Sono location, diciamo così, assolutamente di fascino, nelle quali questi quasi 1000 figuranti faranno una grande rievocazione storica. Per l'occasione inoltre sono state possibili anche le visite all'interno dell'acquedotto Vasariano nelle viscere della città. Potrà vedere come è fatto la struttura, avremo i primi 10 metri molto bassi, 1,5 metri, poi ci sarà una grande vasca di decantazione e poi ci saranno lungo le pareti i nomi e le date delle persone che sono entrate dentro, 1800, fino al 1923, poi dal 1923 non c'è entrato più nessuno. Ci entriamo qualche anno fa, i primi del 2000, insieme con Piero Comanducci, e poi questa visione dell'acquedotto è diventata patrimonio culturale della città, che ha scatenato la curiosità.